Ciao a tutti, siamo qua a Grugliasco, partita ad alta classifica tra la prima della classe Gators contro Grugliasco secondi. Purtroppo vince Grugliasco 73-66, partita, parliamo col coach, partita viva fino alla fine. Diciamo è successo di tutto, possiamo dire che è successo di tutto. Alla fine ha messo una bomba, noi sotto di 3, a 40 secondi ci hanno ammazzato con quella bomba, diciamo, però una partita bella, possiamo dire. Una partenza demenziale della nostra squadra che prende un parziale di 15 punti, 16 punti, poi rimette la partita in gioco con una buona difesa di a zona, rivà in vantaggio, il momento giusto per fare il break, sbagliamo tutti i tiri liberi e facciamo delle scelte scriteriate, loro riescono a rientrare in partita e poi alla fine due tiri dell'Ave Maria, loro sono entrati dentro, 6 punti, quello ci ha fatto il break. Sicuramente abbiamo pagato molto il fatto che la nostra imprecisione ai tiri liberi e la poca lucidità nei momenti dove c'era da fare noi il break, e abbiamo perso la partita in quel momento lì. Comunque sono soddisfatto, a Grugliasco abbiamo sempre preso delle scoppole terribili, ci rischiavamo di prenderle anche questa volta per un parziale all'inizio per loro molto devastante. Siamo riusciti ad entrare in partita, una squadra però che vuole vincere un campionato, queste partite qua non le perde. Sì, non le perde, però Ale, allora in campo si è visto, beh, tolto il primo quarto come ha detto il coach, 30-12 è finito, poi grossa reazione nella ripresa, abbiamo preso le misure e poi forse un po' di confusione finale. Sì, sicuramente abbiamo dimostrato di non essere inferiori a loro, perché recuperare 20 punti su questo campo molto ostico penso nessuna squadra ci è mai riuscita. Devo dire che alcune scelte arbitrali negli ultimi due minuti ci hanno un po' condannato, hanno secondo me preso di mira il nostro trascinatore Nazari e l'hanno fatto uscire. È un arbitraggio non adeguato al livello alto di questa gara, che ci giocavamo il campionato e purtroppo gli arbitri non sono stati in grado di reggere una pressione tale, secondo me. Beh, gli arbitri fanno parte del gioco, quindi dobbiamo accettarli, anche se la sconfitta è cocente, però diciamo che speriamo, coach, ultima domanda, di migliorare, ci mancano due punti, c'è una vittoria nelle prossime due partite, siamo comunque secondi matematici, direi un grandissimo campionato. Grande campionato, c'è il rammarico, non è necessariamente giusto, è necessario arrivare, scusate le due parole di sullo stesso discorso, ma non è necessario arrivare primi per giocare dei buoni playoff. Le prime quattro giocano col vantaggio in casa almeno il primo turno, noi abbiamo con due punti arriviamo secondi, probabilmente l'accoppiamento con la prima dell'altra parte è uguale identico come contro la seconda, rimane il fatto che se non arriviamo secondi non avremo la bella in casa all'ultima partita. Comunque ottimo campionato, sono soddisfatissimo, adesso sono un po' così incazzato perché questa partita si poteva vincere. Vabbè, tutti incazzati, ma a far festa si va comunque, quindi ciao a tutti e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!